Amiche e amici di Grottaglie a Rete, abbiamo al telefono Milena Erario, presidente del Comitato in difesa dell'ospedale San Marco. Buonasera, Milena. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, arrivano voci sempre più insistenti che affermano che l'ospedale di Grottaglie entro il 30 di novembre diventerà un presidio Covid. Tutti i posti letto dovrebbero essere destinati ad accogliere pazienti affetti da SARS-CoV-2. Qual è la vostra opinione e un commento in merito a questa notizia? La notizia è sicura, innanzitutto perché è stato mandato dalla Regione Puglia, quindi hanno fatto un elenco di ospedali che diventeranno ospedali Covid. Entro il 30, hai già ripetuto, sarà anche Grottaglie ospedale Covid se le cose non vanno nel migliore dei modi. Io mi pongo delle domande, ma come me penso tutti i cittadini. Grottaglie innanzitutto non ha la rianimazione, Grottaglie non ha molti medici, Grottaglie ha molti infermieri. Sapete tutti quanti che l'unica cosa che hanno fatto per questo ospedale sono stati dei tagli. Poi vorrei capire, noi abbiamo un punto di pronto intervento. Questo Covid, questi pazienti Covid passeranno dal punto di pronto intervento perché lì ci vanno i pazienti normali, cioè chi ha dei problemi passa dal punto di primo intervento, ma devono fare i lavori per poter far sì che Grottaglie possa diventare ospedale Covid e quando si muovono, sempre punte di domanda su questi, il sindaco che dovrebbe essere la persona preposta a seguire il tutto. Ma onestamente io non lo vedo così molto attento, perché parliamoci chiaro, anche se arrivano pazienti Covid e qualche, noi non abbiamo la rianimazione e abbiamo un solo rianimatore, e se butta caso qualcuno non riesce a respirare, come si fa soltanto a intubare le persone? Ci dovrebbero stare le rianimazioni, almeno un posto intensivo da noi, cosa che non abbiamo. Quindi voglio capire con quale criterio si pensa a Grottaglie come ospedale Covid. Un'altra cosa vorrei far presente. A Grottaglie abbiamo i vari ambulatori territoriali, va bene? E in questo grande ospedale Covid di tutti i pazienti Covid, gli ambulatori continueranno a funzionare o ce li chiuderanno? E se vuol dire ciò, significa che il nostro ospedale, o quello che è rimasto il nostro ospedale, ci muore. Poi tutti dovrebbero andare a Taranto? E queste sono le domande che io vorrei da qualcuno delle risposte. Beh. Una tenda davanti all'ospedale per far sì che i pazienti che entrano possano fare, che so, la misurazione, non so, la saturazione pure della respirazione. Ma una tenda l'hanno messa, la metteranno? E queste sono domande che sono legittime da parte di tutti i cittadini, non soltanto di Millenario. Certo. Beh, Non so. Iniziamo a fare domande e speriamo ovviamente Delle che chi di risposte. dovere risponda in maniera chiara, veloce ed esaustiva.